Amici di Teleregione, benvenuti. Questo è Ritiro Biancorosso, la produzione che Teleregione regala a tutti gli appassionati di sport ed in particolare agli appassionati del Barletta, perché tifosi biancorossi si intende quelli del Barletta, che è qui ospite. Siamo a Rumo, siamo nella Val di Non, un posto splendido. Il tempo meteorologicamente quest'oggi non ci sorride, ma siamo convinti che già nei prossimi giorni il sole tornerà a splendere. Su questi ragazzi, su questa squadra che il presidente Tatò, Mister Cari e il DS Castagnini hanno allestito per figurare alla grandissima nel prossimo campionato di prima divisione di Lega Pro. Vi condurremo attraverso questo ritiro che preparerà il Barletta ad affrontare al meglio da protagonista questo campionato di Lega Pro. Lo seguiremo in quelli che sono gli allenamenti, ma anche nella vita notturna, nei momenti in qualche modo goliardici. Ma adesso seguiteci, perché andiamo a conoscere questo meraviglioso posto. Questa è Rumo. Proseguiamo con la nostra cartolina. Stiamo conoscendo Rumo, questo paese nel cuore della Val di Non, nel quale l'SS Barletta Calcio ha scelto di effettuare il suo ritiro precampionato. Abbiamo conosciuto i luoghi dove la gente vive, dove gli atleti passeranno le loro serate, probabilmente divertendosi, probabilmente anche annoiandosi. Andiamo a vedere dove lavoreranno: il campo, il prato verde, il campo da gioco. Seguiteci. Finalmente siamo sul prato, il prato verde, il campo che sicuramente è un campo che fa invidia al mitico Cosimo Puttilli, che è uno stadio notoriamente problematico dal punto di vista dell'erba. Qua invece, con questo tempo anche un po' piovoso, uggioso, non siamo stati molto fortunati in questa prima giornata trentina, ma sicuramente questo clima aiuterà i ragazzi a recuperare, ad ossigenarsi in vista di un campionato difficilissimo che li vedrà sicuramente protagonisti. La struttura è meravigliosa, come potete vedere. Qui c'è stato il Catania Calcio, una squadra di Serie A che ha scelto lo scorso anno di disputare il proprio ritiro proprio qui a Rumo. Ricordiamolo, siamo nella Val di Non. Questa è una delle strutture che il Barletta Calcio adopererà. Come vedete, un terreno meraviglioso dove probabilmente saranno anche disputate le prestigiose amichevoli che l'SS Barletta Calcio disputerà e che noi naturalmente di Teleregione vi aiuteremo a seguire da casa. Empty, but something much deeper sends me. I'll keep asking. E qui da venerdì il magazziniere, una figura storica e importantissima per qualsiasi squadra di calcio. Dino Di Corato, che esperienza sarà questa di Rumo? Beh, per me sarà una grande esperienza, perché è il secondo anno che sto nel Barletta Calcio e sto vivendo un'emozione che non vivo da tanti anni. Era il mio sogno, si sta realizzando, spero in un gran campionato, sperando che le cose vadano tutto bene. Anche perché ci sono vertici societari che hanno imposto una linea di serietà massima e così facendo i risultati dovranno arrivare, naturalmente scongiuri facendo. Sì, io spero che arriveranno, perché il presidente è una grandissima persona, sta facendo sacrifici enormi giusto per dare a Barletta questa storica promozione. Non mi voglio troppo sbilanciare, però c'ho nel cuore Barletta e vorrei che arrivasse almeno, non dico, anche i playoff mi accontento.
Tommaso De Ruvo da Terlizzi è il fisioterapista e osteopata dell'SS Barletta Calcio edizione 2011-2012. Tommaso, sicuramente il tuo è uno dei lavori più delicati in questo piano di preparazione atletica. Allora, dal punto di vista dei macchinari, noi forse siamo l'unica società in C1 ad avere delle pedane stabilometriche per valutare il piano d'appoggio dell'equilibrio posturale dell'atleta che, come sappiamo tutti, è sottoposto a stress muscolari e soprattutto a microtraumi ripetuti che comportano a livello posturale delle modificazioni che noi possiamo riuscire a correggere poi via via con dei protocolli riabilitativi o delle manipolazioni o thrust che io in prima persona faccio, però l'importante è sempre fare la diagnosi, cioè cercare di capire se l'atleta realmente ha queste modificazioni e quindi andare a lavorare su questo tipo di problema. Poi, questo, fammi capire, potrebbe provocare cosa? Tendiniti, strappi? Sì, sicuramente queste modificazioni posturali possono far partire a livello sia tendineo anche muscolare, perché avendo una modificazione posturale anche il muscolo lavora male, quindi si creano degli scompensi muscolari che possono determinare lesioni muscolari, infiammazioni tendinee e tutto quant'altro. Senti, ascolta, quindi tu lavori sicuramente in tandem con massaggiatore, con medico sociale, penso che comunque facciate una sorta di visura uno per uno degli atleti che avete a disposizione. Come no, noi per fortuna abbiamo un grande dottore disponibilissimo, una persona molto preparata, insieme poi ci abbiamo anche, nominiamolo, Massimo De Prezzo, in tandem con il dottor Scelzi, che sono due persone squisite, due persone disponibilissime che amano il calcio, amano lo sport e sono veramente persone preparate. Io mi ci trovo benissimo, l'anno scorso anzi abbiamo avuto grossi risultati, non peraltro verrà pubblicata da parte di tutto lo staff un lavoro che noi abbiamo fatto di statistica degli infortuni. Il Barletta l'anno scorso è stata una delle società migliori dal punto di vista della gestione degli infortuni. Ecco, naturalmente non potete prevedere quelli traumatici, non potete prevedere uno scontro di gioco, però potete ridurre almeno quegli infortuni fastidiosi che portano via anche settimane, forse anche più di un mese ad un giocatore. Come no? Noi cerchiamo di, insieme al dottore e tutto lo staff, quando il giocatore insomma si presenta da noi, gli facciamo un esame di tutto e di più, anche specialmente facciamo tutte misure antropometriche a livello muscolare, quindi se notiamo un deficit muscolare andiamo a lavorare poi insieme al preparatore atletico su come poter recuperare al meglio il giocatore per predisporlo al meglio nell'allenamento. Quindi sicuramente questa prima fase della preparazione atletica sarà soprattutto una fase di diagnosi, poi passerete a quelli che sono gli schemi. Penso che adesso si basi soprattutto su questo, capire che tipo di giocatori avete, ecco, magari anche capire se sono in perfetta forma fisica, perché insomma dopo averne acquistati tanti qualcuno magari si chiederà: ma sono sani, sono integri? Come no? Io ho sempre pensato che dietro a delle grandi vittorie ci sono sempre quelle persone che lavorano dietro le quinte, che forse non escono alla ribalta nel nome, però che forse insieme anche al magazziniere, insieme anche al custode, ti danno quel tocco in più, quell'entusiasmo in più che fa star bene tutto il gruppo e quindi, come si dice, tutto fa brodo, quindi tutti utili però nessuno indispensabile. Ascolta Tommaso, invece volevo chiederti umanamente quanto ti sta dando questa esperienza con l'SS Barletta Calcio, una squadra sicuramente competitiva, una società, uno staff, un team dirigenziale davvero serio, con grandi prospettive, penso che questo faccia casare anche te. Diciamo, io sono arrivato l'anno scorso, mi vedete giovanissimo anche se insomma ho iniziato prestissimo, questa è la mia fortuna. Sono arrivato e dopo pochi minuti che ho parlato col presidente Roberto Tatò, insomma mi ha convinto dopo un minuto, perché è una persona, a dir poco, non ci sono parole per descriverlo, perché è una persona veramente, umanamente parlando e anche come uomo, sopra le righe, numero uno in assoluto, forse il miglior presidente che io abbia mai avuto nella mia fin qui carriera, non lunghissima, però insomma una persona con grandi ambizioni e sicuramente una persona seria, ce ne stanno poco in giro. Ascolta, dove pensi che lo voglia portare questo Barletta? Lasciamoci così. Io mi auguro in prima persona, anche perché ci faccio parte, di fare un grande campionato, poi
insomma, sarà il campo a decidere chi, chi sarà il, la, la squadra che farà il meglio, però noi ce la metteremo tutta, ovviamente tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, noi ce la mettiamo tutta, noi abbiamo un grande entusiasmo, ci stanno persone competenti, il mister è una grandissima persona, un mister competente, e uno staff tutto competente, preparatore atletico, preparatore dei portieri, il suo secondo Stefano Furlan, ma soprattutto c'è una grande società alle spalle. Io penso che quando ci sia una grande società alle spalle i risultati vengono sicuramente. Io spero che i tifosi abbiano capito che hanno un grande presidente e che alla fine gli faranno anche una statua. Questo ragazzo farà strada, torneremo ad ascoltarlo, continuate a seguirci.